Amici di Volume Bright, siamo qui davanti al Palazzo Civico a Torino per il sit-in di protesta contro i tagli ai buoni taxi e abbiamo il presidente di CPD, Gabriele Piovano. Allora Gabriele, perché siete qui in piazza oggi? Noi chiediamo che il bilancio sulle persone con disabilità non venga toccato neanche di un euro. Il Comune di Torino vuole ridurre i fondi di 200.000 euro per quanto riguarda il trasporto disabili, ma vuole fare un taglio generale su tutta la partita della disabilità, quindi chiediamo che non venga toccato. Ok, e cosa invece si può fare secondo te per migliorare la mobilità delle persone con disabilità al di là per migliorare tanto. Per adesso cerchiamo di mantenere quello che c'è. Okay. A tutto questo si aggiunge, si è letto sui giornali, insomma, i mancati pagamenti degli autisti della Tundo, che è il servizio quello privato. Sì, abbiamo sentito anche noi di questa faccenda. Purtroppo l'azienda Tundo non sta pagando i suoi dipendenti da ormai 5 mesi. Questa è una situazione grave perché si ripercuote sulle persone che usufruiscono del servizio. Attualmente dei ragazzi non stanno andando a scuola perché le persone giustamente che non vengono pagate protestano non portando i ragazzi a scuola. Quindi è un servizio che rischia di saltare, anche la CPD affronterà questo problema. Grazie. Grazie a te. Siamo qui per un aggiornamento post riunione. Volevamo sapere se siete stati rassicurati dalle parole degli assessori, quali sono le conclusioni finali. Rassicurati siamo stati rassicurati, o meglio, hanno provato a rassicurarci. Questo però non vuol dire che ci crediamo, nel senso che loro assicurano che a fine anno i soldi a bilancio saranno gli stessi che hanno ottenuto fino a quest'anno. Il taglio ci sarà, perché il taglio ci sarà, quindi dobbiamo crederci, dobbiamo sperare e noi comunque combattiamo e digiuniamo affinché questo avvenga davvero. Mentre cosa ne pensate della proposta di Giusta, cioè di approvare una mozione magari portata avanti dal Comune di Torino e da chi voleva portare avanti questa tematica anche a livello nazionale? È una gran cosa, la proposta di Giusta è una gran cosa, probabilmente è un po' un'utopia, nel senso che portare questo servizio a un servizio obbligatorio per la città sarebbe una soluzione. Penso che non siamo i primi sul territorio italiano a portare una mozione di questo tipo. Ci possiamo provare, non so quanto questa cosa possa avere dei risultati. Chiederemo sicuramente di essere convocati a un tavolo anche con le altre realtà e con le altre associazioni per affrontare questo problema, perché è un servizio che va garantito, va mantenuto, ma soprattutto va migliorato. Ci sono delle criticità attualmente anche su questo servizio di trasporto, soprattutto per i comuni attrezzati con pedana. L'azienda che ha in appalto questo servizio ha dei grossi problemi interni loro. Speriamo che non salti e chiediamo appunto anche alla città di vigilare su questo grosso problema e di unirci per migliorarlo.